Allora, la mia prima domanda è una domanda di Roberto Favini ed è, vedremo i politici italiani fare endorsement fra loro sui social anziché tutti contro tutti? Ma a volte capita già. Non è vero che si sia sempre tutti contro tutti, anzi, io mi ricordo diversi casi in cui ci sono stati dei momenti di convergenza. Magari si partiva da dei tweet abbastanza irati, se posso dire così, e poi però si arrivava invece a un ragionamento un po' più condiviso. Questo capita già diverse volte. Poi chiaramente spesso ci sono degli endorsement su Twitter quando c'è un politico a te vicino, per cui molte volte si muovono anche, per esempio, all'interno del Partito Democratico le varie correnti. Quando parla un leader su Twitter ci sono tutte quante le persone a lui legate, anche loro politiche che lo ritwittano, lo endorsano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo me Twitter è esattamente quello che c'è nel mondo reale, non è niente di diverso. È vero che capitano anche degli scontri, come spesso accade poi nella brevità di 140 caratteri, a volte le prese di posizione sono più dure, più secche di quanto non sarebbe in un ragionamento più lungo e più argomentato. Quindi si dà l'idea che a volte ci sia un battibecco, ma in realtà non è sempre così. Chiarissimo. Lei è stato l'ideatore di Open Camera, che è stato effettivamente una delle più grandi innovazioni per quanto riguarda la trasparenza, no, della politica italiana. Ci racconta un po' com'è nata quest'idea? Ma l'idea è nata che quando uno è giornalista sempre, quindi sia che faccia il cassiere alla Conad, poi racconterà ai suoi figli e alla sua famiglia quello che accade dentro la Conad, chi va a fare spesa alla Conad, quali prodotti si vendono di più, quali di meno. Cioè una persona che è giornalista è curiosa e una persona che è giornalista ha la voglia di divulgare. E io queste due cose ce l'ho sempre avute. Per cui, per esempio, quando facevo il conduttore su Rai 1 e alla domenica mattina venivano ospiti della trasmissione, delle famiglie a vedere la trasmissione, io perdevo un'ora regolarmente a spiegare a tutte le famiglie come funzionava uno studio televisivo, come funzionava una regia, eccetera, eccetera, perché lo sentivo sia come mio dovere, sia come mia passione, quella di poter spiegare agli altri quello che stavo vivendo anch'io, quella di poterla condividere. Quindi la stessa cosa è successa in Parlamento, cioè è successo che io ero lì dentro e ho detto: ma io non posso tenere queste cose per me, queste cose devono essere condivise. E quindi ho cominciato a raccontarle, prima senza un hashtag particolare. Cioè, se si parlava di manovra, scrivevo manovra, se si parlava di Bossi, scrivevo Bossi, e se si parlava di Berlusconi, scrivevo Berlusconi. Poi a un certo punto, avendo fatto, insomma, nella vita un po' di comunicazione, ho pensato che se non avessi avuto un brand vero e proprio, un marchio, quelle cose non sarebbero state identificabili, cioè si sarebbero perse nel mare delle informazioni, nei flussi. Per cui ho detto: devo inventare un hashtag particolare. E allora mi sono rivolto a una mia amica di Twitter, che è una persona che ci sa molto fare con gli hashtag. All'epoca lei lavorava per la Regione Emilia-Romagna per i social media, si chiama Claudia Vago, in arte Tigella su Twitter, e le ho detto: Claudia, mi devi aiutare, dobbiamo inventarci un hashtag per questo. E ne erano usciti di improponibili, tipo camera con vista, non mi ricordo, ma delle cose proprio che adesso se ci ripenso mi viene da ridere. Alla fine insieme abbiamo deciso per Open Camera, cioè che era una delle mie proposte, e ho detto: no, questa mi piace. Poi mi sono accorto dopo aver fatto questo hashtag, che Open Camera in realtà era già un'iniziativa avviata anni prima dai radicali, che riguardava la trasparenza dei dati della camera. Per cui senza volerlo mi sono trovato sulla stessa lunghezza d'onda ed è stata una bella cosa, cioè visto che si andava verso una stessa volontà di trasparenza, alla fine c'è stato un nome comune. E adesso il bello è stato che dopo averci lavorato parecchio per convincere molti miei colleghi, che all'inizio erano scettici perché è un lavoraccio comunque anche star lì dentro, e oltre a stare attenti, oltre a preparare i propri interventi, tu racconti anche agli altri quello che sta accadendo, quindi il lavoro, diciamo, si raddoppia, però ne ho convinti parecchi e adesso la cosa, anche se io non sto più in Parlamento, insomma, va avanti per conto suo. Chiarissimo. Cosa si può dire che sia cambiato effettivamente dal lancio di Open Camera? Beh, la cosa che è cambiata è che sicuramente si sono avvicinate alla politica delle persone che non avrebbero mai, mai, mai loro a un certo punto parlamentare. O guardato, che ne so, TG Parlamento, o ascoltato la diretta su Radio Radicale o su Gira del Parlamento o sulla webcam, o sulla web TV della Camera. Per cui la prima cosa è che si è allargato il giro. Cioè, si è fatto capire che quello che accadeva in Parlamento era condivisibile, era anche interessante. La seconda cosa è che
i deputati, io parlo di deputati perché appunto sono stato alla Camera, ma comincia a valere anche per i senatori, cominciano a sentire la responsabilità di far capire che lì dentro non si perde tempo, che lì dentro si può fare qualcosa di utile per il paese, e quindi cominciano a sentire la responsabilità di condividerlo con gli altri. Per cui, secondo me, si è installata una buona pratica, quella che appunto a livello di enti locali si chiamerebbe buona pratica, cioè una cosa condivisa che si fa in tanti, che non ha un'appartenenza politica sola, ma che responsabilizza tutti, quindi responsabilizza in primo luogo gli attori che devono sentire un po' il bisogno di comunicarla e incuriosisce anche gli spettatori, se vogliamo dirla così, che poi in realtà sono attori essi stessi, visto che decidono loro chi va in Parlamento. Secondo me, si è creata una, come posso dire, una bella comunità divulgativa. E se posso usare insomma un'espressione non molto carina, il Parlamento è diventato un po' più nazional popolare, cioè come quelle trasmissioni che abituate alle TV di nicchia a un certo punto si spostano su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3 o su Mediaset e così via, quindi raggiungono un maggior numero di persone, magari perdono un po' di specificità, però vanno molto più in ampiezza, no? Quindi come una goccia, no? Che anziché cadere tutta nello stesso buchetto, magari cade sul pavimento e si allarga. Ecco, secondo me il Parlamento deve diventare sempre più questo, cioè un luogo che non abbia paura di spargere conoscenza. Proseguo con un'altra domanda di Roberto Favini che chiede: che cosa manca in Italia per avere una reale democrazia partecipativa? Beh, intanto manca un ruolo vero e proprio dell'online, cioè mancano varie cose. Allora, cominciamo. La prima è mancano dei partiti politici riconosciuti. Cioè, i partiti politici oggi fanno quello che vogliono perché la Costituzione di fatto permette loro, se non si riconoscono, di essere associazioni come potrebbe essere quasi una bocciofila. Noi facemmo un progetto di legge che aveva come primo firmatario Veltroni nella scorsa legislatura, presentato alla Camera, ma anche al Senato, che diceva che i partiti avrebbero ricevuto tutti i finanziamenti soltanto se avessero dimostrato di adottare delle procedure democratiche e dunque di essere contendibili, dunque di coinvolgere i cittadini, per esempio facendo le primarie per le varie cariche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo in Italia non c'è, per cui ci troviamo in tanti partiti personali, patronali, guardiamo adesso quelli che sono in Parlamento, no? Ma io non dico soltanto Grillo, non dico soltanto il PDL, penso anche, sperando di non offendere nessuno, a SEL, cioè è vero che non è un partito patronale, SEL. Ma un partito che sotto elezioni fa delle primarie e poi dei vincitori delle primarie vengono esclusi a favore di alcuni che invece sono stati messi dall'alto, dimostra come di fatto sia ancora imperfetto questo meccanismo di partecipazione. Quindi la prima cosa è che si arriverà a una democrazia partecipata quando tutti i partiti saranno contendibili e quindi ci saranno delle regole democratiche e ci sarà una partecipazione. La seconda cosa, che questa non avviene veramente da nessuna parte, è quando tutto ciò sarà possibile non soltanto fisicamente ma anche online. Faccio un esempio. Ieri, dico ieri perché stiamo facendo questa intervista lunedì 8 di aprile, ci sono state le primarie del Partito Democratico a Roma e del centro-sinistra, diciamo, a Roma. Chi è andato a votare? Chi era davvero motivato? O chi aveva delle spinte dalla propria corrente d'appartenenza perché andasse a votare. Ce n'erano molti, molti altri che poi però magari sceglieranno un candidato sindaco e che potenzialmente sono persone di centrosinistra, magari simpatizzanti, che non sono andate a votare perché era domenica, era una bella giornata, si poteva andare a Villa Pamphilj o a Villa Borghese, perché comunque non sentivano questo richiamo e sono andate a votare non tantissime persone. Se avessero reso tutto ciò possibile anche online, si sarebbe almeno raddoppiata l'utenza possibile. Quindi sarebbe stata la scelta di un candidato sindaco da parte dei simpatizzanti e degli elettori assai più simile ai gusti dell'elettorato medio. Cioè, più restringo la partecipazione, per dirla in italiano, più votano i militanti. Più allargo la partecipazione, più votano anche i simpatizzanti o i più neutrali. E siccome le elezioni non si vincono con i militanti, ma si vincono con la grande platea, allora più allargo, più rendo le procedure democratiche facili e più avrò la possibilità di avvicinarmi a quello che la platea vuole. Poi magari i risultati sarebbero stati gli stessi, non è che magari sarebbe cambiato in questo caso, non lo so. Dico soltanto che secondo me se ci abituiamo intanto, almeno all'interno dei partiti, al voto online, beh, questo qua può significare molto. E il voto online nel Partito Democratico, per esempio, io dico, parlo del Partito Democratico perché insomma, sono stato deputato del Partito Democratico fino a qualche tempo fa, finora si è persa l'occasione anche di consultare i propri elettori su alcuni temi.
E invece sarebbe stato interessante sentirli, no? Per esempio, non so, faccio un esempio sul nucleare o su varie cose, insomma, su cui si poteva avere una linea, dando magari più possibilità ai diversi elettori di esprimersi e cercando di capire quale era l'aria. Altrimenti ci si parla sempre addosso, cioè ci si confronta sempre tra sé, tra persone già convinte, già esperte, tutti militanti, che però poi non è detto che abbiano la stessa opinione dell'italiano medio. Chiarissimo. Pensa un'altra domanda di Roberto Favini che chiede, pensa che la politica italiana usi ancora i social prevalentemente come megafono? Sì, però piano piano sta un po' cambiando. Cioè, sì, nel senso che tutti quanti in campagna elettorale si aprono un account Twitter e poi magari 2 su 3 alla fine della campagna elettorale chiudono l'account con la stessa facilità con cui l'hanno aperto. Per cui lì serviva quasi come ufficio stampa, però non hanno capito niente. Cioè, non hanno capito che un social network non è un ufficio stampa. Non hanno capito che se non c'è una bidirezionalità tra chi parla e chi risponde, è inutile che tu ci stia sui social network. Allora fatti i tuoi comunicati, mandali in rete, e spera che le agenzie di stampa te li riprendano, i giornali li riprendano. Quindi purtroppo molti utilizzano internet e i social media come se fossero i vecchi mezzi di propaganda, neanche direi di informazione, ma di propaganda. Così non è. E secondo me dovrà questo prima o poi cambiare. Poi certo, io dico tante belle parole, ma vengo smentito dall'evidenza, perché se uno va sul blog di Grillo, per esempio, che è il sito più visto in Italia, è uno di quelli più visti nel mondo, è un sito che fa guadagnare milioni di euro a chi lo gestisce, beh, lì non mi pare che ci sia questa grande interazione, nel senso che lì c'è il grande capo che parla, gli altri che commentano si scannano tra loro, ma non è che dopo queste scannate il grande capo dice: Ok, avete ragione, cambio la mia idea. Cioè, lì la linea è decisa dall'alto. Quindi sto dicendo tutte cose accademiche che poi in realtà invece non accadono. Però nel mio cuore io penso davvero che bisognerà arrivare a un momento in cui chi scende su internet o sale su internet, o inventiamoci quello che uno vuole. Io vivo immerso in internet, quindi per quello che mi riguarda ne salgo e ne scendo. Ci debba essere l'umiltà di dire che è come quando si va in piazza. Se tu vai in piazza al bar, ecco, se tu vai al bar a parlare, non sali su un tavolino e cominci a parlare con tutti gli altri di sotto. Vai al bar mentre prendi il tuo caffè, parli e l'altro ti ascolta, ti fa una domanda e tu rispondi. Ecco, internet deve essere questo, non deve essere lo speaker's corner di Londra, nel quale io vado lì, parlo per 5 minuti, dopodiché ho finito, stacco e me ne vado via. Ecco, questo significa non aver capito nulla. Allora, proseguo con una domanda di Veronica Orru, che chiede: che impressione fa oggi scrivere di coloro i quali erano un tempo suoi colleghi e o avversari politici? Questa è carina, ma fa un'impressione stranissima, perché da un lato devo dire che ho una grande libertà adesso. Non che prima fossi un uomo in catene, intendiamoci, però ho la grande libertà di poterla giudicare da fuori e quindi forse ho un punto di vista un po' diverso. D'altra parte, però, devo dire con grande sincerità che siccome io vado su nelle tribune adesso, perché sto facendo open camera per la stampa, perché Mario Calabresi, direttore della stampa, era un appassionato d'open camera quando io la facevo dall'interno dei seggi, e mi ha detto: Senti, mi piacerebbe che tu la continuassi a fare per noi, per il nostro sito. Per cui abbiamo iniziato questa collaborazione. L'unica differenza è che io non sono più deputato, quindi non posso naturalmente andare in aula nei seggi, devo andare in aula in tribuna stampa da giornalista. Quindi col mio tesserino da giornalista e col mio computer salgo su e racconto. E la cosa comica, che dico comica, ma insomma prima o poi mi dovrò abituare, è che certe volte mi verrebbe da commentare e da rispondere quando c'è una cosa che non va, no? Ma proprio mi esce dal cuore, come facevo quando ero in aula, o da applaudire. Non ho ancora metabolizzato probabilmente il fatto che io non sia più un deputato. A parte gli scherzi, no, dico che è un'esperienza interessante. È anche un po' un bagno d'umiltà, se vogliamo dirla così, perché insomma prima eri protagonista della storia, adesso sei soltanto un esterno che la sta raccontando. Però è un altro lavoro, che poi insomma voglio dire è il mio lavoro originale, quello di giornalista, quindi lo faccio volentieri, cerco di essere obiettivo. Naturalmente quando la Lega parla di immigrati è difficile pensare che io la pensi allo stesso modo, però cerco comunque di dare spazio a tutti e devo dire che anzi sono abbastanza apprezzato dai miei ex colleghi, perché
Cerco davvero anche nelle interviste di far parlare, perché a volte giro anche dei piccoli video, eccetera, le persone che la pensano diversamente da me. Mentre invece magari quando sei in aula, quando sei parte in causa, cerchi di far vedere il più possibile la tua posizione. Quindi insomma è cambiato un pochettino l'atteggiamento. Chiarissimo. Proseguo sempre con un'altra domanda di Veronica Orrù che chiede: alle primarie lei ha sostenuto Renzi. Cosa pensa del futuro del PD? La svolta Renzi è l'unica presente all'orizzonte o pensa a dei colpi di scena? Ma guardi, tutto dipende da quando si andrà a votare. Perché se si votasse domani, inteso proprio come domani, non so neppure se Renzi avrebbe la possibilità di candidarsi. O perlomeno potrebbe farlo, ma non è detto che possa farlo nel Partito Democratico, perché magari il Partito Democratico con una direzione direbbe noi confermiamo il nostro segretario. Quindi se si votasse domani, magari Renzi direbbe no, io mi voglio candidare lo stesso. Fondo il partito Tutti Viola con Matteo e faccio la mia candidatura. Okay? Se si votasse domani, se si votasse tra 5-6 mesi, ci potrebbe essere la possibilità di un congresso del Partito Democratico che magari scelga un nuovo segretario, che scelga o che faccia delle primarie per un candidato premier, insomma, tutta una serie di cose. Se si vota tra 2 anni è un altro film. Perché tra 2 anni magari Renzi ha smesso di fare politica e si è messo a fare l'agricoltore, a fare vino nel Chianti, non lo so, cioè in politica una settimana è un anno e 2 anni sono 2 secoli, per cui è impossibile proprio fare delle previsioni da adesso a dopo. Dico certamente che Renzi ha rappresentato in quel momento lì, secondo me, una grande possibilità non colta. Perché secondo me avrebbe neutralizzato almeno per metà Grillo, avrebbe costretto Berlusconi a non candidarsi, certamente avrebbe regalato dei voti alla sinistra, perché sinistra intesa come sinistra radicale, cioè come SEL, perché è evidente che una parte degli elettori del PD non si sarebbero sentiti rappresentati da Renzi, quindi si sarebbero spostati là, però si sarebbe visto un rimescolamento che secondo me in questo momento avrebbe visto il Partito Democratico come partito centrale. Adesso, quello che accade adesso è un altro film però. Cioè non, alcuni dicono addirittura Renzi è troppo poco adesso, nel senso che una volta che sono andate così le elezioni, una volta che Grillo ha preso il 25%, è difficile. Io credo ancora che Matteo abbia delle potenzialità, ma al di là della persona, io non mi sono mai appassionato alle facce, alle persone, eccetera. Credo che quell'idea di Partito Democratico sia un'idea che ancora abbia delle carte da giocarsi, però non le so dire come finirà. E credo che non lo sappia nessuno, in primo luogo non lo sappia neanche Matteo Renzi, perché le ripeto, tutto è troppo labile, non si sa neanche in questo momento se riuscirà a fare un governo oppure no, figuriamoci. Chiarissimo. Altra domanda di Veronica. La sua candidatura alle primarie non è avvenuta per un problema correntizio di partito. Quanto è lesivo per il PD un sistema simile? E vi sono soluzioni intermedie, diciamo, tra le nomine correntizie e il voto online del Movimento 5 Stelle? Beh, guardi, una soluzione intermedia poteva essere quella di mettere il voto online alle primarie anche per noi, e lì certamente avrei avuto qualche carta in più da giocarmi. Io perché non mi sono candidato alle primarie dei parlamentari? Non perché non ritenessi giusto che gli elettori scegliessero i loro parlamentari, ma perché purtroppo il modo in cui erano organizzate premiava moltissimo delle persone forti nel proprio territorio. E non delle persone che magari erano più note a livello nazionale in vari posti, ma si occupavano di temi nazionali. Per fare un esempio, io ho girato da Aosta a Lampedusa, e quando dico da Aosta a Lampedusa significa fisicamente da Aosta a Lampedusa, a parlare di immigrazione, di cittadinanza, di seconda generazione e così via. Quindi, se io avessi chiesto di votare per me, avrei avuto probabilmente 200 voti ad Aosta, 200 a Bolzano, 800 a Reggio Emilia perché c'ho i parenti, non so, tipo 500 a Firenze, 1500 a Roma, 1000 a Napoli perché avevo il collegio, o 500-800 a Napoli perché avevo il collegio, altri in Basilicata perché pure lì c'ho dei parenti, insomma, alla fine avrei avuto probabilmente complessivamente un discreto numero di voti. Solo che con quelle primarie lì non mi servivano a niente, cioè io avrei dovuto gareggiare a Roma, dove non ero stato parlamentare perché ero stato candidato a Napoli, quindi tutte le settimane andavo a Napoli, ma evidentemente i napoletani avrebbero votato un napoletano, non avrebbero votato me, cosa che di fatto poi è avvenuta. E quindi non avevo un consenso localizzato, avevo un consenso d'opinione. Allora, quello che io chiedevo al Partito Democratico, che non è stato fatto, era: scusate, voi avete fatto queste liste per i deputati,
o i senatori possibili a livello locale. Ne fate anche un'altra con i possibili a livello nazionale? Cioè, posso competere con Bressa, con Livia Turco, che poi non si è candidata, con Letta, con Fioroni, cioè con altre persone che si sono occupate di immigrazione come me, in maniera tale che la gente possa scegliere, così come potranno scegliere uno che si è occupato d'ambiente, uno che si è occupato di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. In questo modo io avrei evitato il listino, cioè avrei detto il listino non lo facciamo proprio, cioè diamo i 10 nomi al segretario che si sceglie 10 personalità come di fatto ha fatto, ma per gli altri, anziché inserirli corrente per corrente, facciamo una scelta ampia. Purtroppo appunto non è stato questo possibile, quindi io mi sono trovato nelle condizioni di non dovermi candidare. L'unica possibilità sarebbe stata quella di essere preso nel listino delle competenze, ma lì si è andato a corrente, proprio è stato detto Renzi, quanti te ne spettano? 15, chi vuoi? A quel punto Renzi ha scelto le 15 persone a sé più vicine, ha deliberatamente tolto alcuni parlamentari anche molto in gamba che aveva, non faccio il mio caso personale, anche perché non sarebbe elegante, faccio quello di Stefano Ceccanti, grande costituzionalista, che pure lui, conosciuto a livello nazionale, ma non aveva 2-3 mila voti in un singolo posto, e quindi le primarie sono andate così. Io insomma dico sempre scherzando che se il Milan non ha rinnovato il contratto a un campione come Pirlo, può anche accadere che il PD non ricandidi un mezzo scarparo come me. Però mi è dispiaciuto, evidentemente, perché pensavo di aver fatto molto bene il mio lavoro, anche meglio di molti altri miei colleghi, magari peggio di altri, però insomma pensavo di averlo fatto molto bene e credevo di essere una ricchezza per quel Partito Democratico. Così non è stato, ma adesso basta, cioè per me il discorso è finito ormai mesi fa, sarebbe cretino mettermi a ritornarci sopra, ho solo risposto alla domanda, visto che me l'avete chiesta. Risposta finale, le correnti fanno male. Da un lato potrei dire sì, dall'altro devo dire che sono anche naturali, cioè non conosco partiti in cui non si siano formate delle correnti, addirittura nell'Italia dei Valori, che era un partito pure strapersonalizzato, c'erano dentro delle correnti, chi stava con Di Pietro, chi non stava con Di Pietro, e poi si è visto che l'Italia dei Valori un pezzo è rimasto lì, un pezzo se n'è andato via, un pezzo è andato con Tabacci, eccetera, eccetera. Passiamo al tema dell'immigrazione, al quale lei è molto affezionato. Con un Parlamento attuale e i partiti come il Movimento 5 Stelle attualmente in Parlamento, pensa ci sia il margine per trattare in materia di diritti umani e immigrazione? Guardi, io sono molto pessimista sul Parlamento attuale, non perché non ci siano brave persone o persone che abbiano ottime idee, ma perché secondo me non c'è proprio il clima per trattare su temi di così ampio respiro. Ho paura che, siccome tutti hanno il pensiero alle prossime elezioni, cioè siccome è un Parlamento che non si regge in piedi, a Roma diremmo che si regge con lo scotch, cioè proprio che non sta in piedi, e si pensa che possa sciogliersi da un momento all'altro, non appena ci sarà un Presidente della Repubblica nel pieno delle sue funzioni, chiaramente la minaccia di sciogliere le Camere ci sarà sempre. Quindi l'unica certezza di questo Parlamento è che dura finché ci sarà il Presidente Napolitano, che non ha il potere di sciogliere le Camere visto che è nel semestre bianco. Detto questo, finito il Presidente Napolitano, finito il suo mandato, quella mannaia di poterti sciogliere ci sarà sempre. Allora a quel punto che cosa si fa? Si comincia a ragionare, ma questo è un processo anche se vogliamo dire umano, in termini non di futuro dell'Italia, ma di prossime elezioni. Cioè, ma se si va a votare, ma se si va a votare, ma se si va a votare, e a quel punto ogni decisione, anche le decisioni più nobili, viene filtrata attraverso il criterio della convenienza politica. Ama mi conviene, ama non mi conviene. Per cui, tanto per fare un esempio, anche la parte del PDL che potrebbe essere favorevole a un allargamento della cittadinanza per quanto riguarda i minori, sotto elezioni improvvisamente ti cambia idea e ti dice: no, 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 non se ne parla perché? Perché devono fare la faccia feroce, dopodiché vanno in campagna elettorale e dicono: ah, il PD voleva fare questo e noi l'abbiamo bloccati. Se non lo facessero, la Lega direbbe: avete visto quei mollaccioni del PDL? Perché loro insieme al PD hanno fatto questo. Quindi è tutto un ricatto reciproco che blocca tutto. Io questo temo del Parlamento attuale, cioè che su un tema così importante come l'immigrazione, che guardi, dovrebbe essere visto davvero in maniera bipartisan. Io non per caso feci quella proposta di legge bipartisan, perché l'unico modo di vedere l'immigrazione è un modo pacificato, è un modo che coinvolga tutti. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti, ad esempio, con il Dream Act, questa legge, questa proposta di legge che costruirà un cammino per la cittadinanza per i figli degli immigrati, è qualcosa che dovrebbe accadere anche in Italia. Cioè lì ci sono dei rappresentanti repubblicani
che hanno capito che non c'è niente da fare, qualcuno dice per convenienza elettorale, perché gli Hispanics votano, eccetera, eccetera, che sia per un motivo o per un altro, i repubblicani negli Stati Uniti sono anni luce più avanti rispetto al centrodestra in Italia sul tema dell'immigrazione, perché hanno fatto pace con questo tema. E invece purtroppo nella politica italiana non si è ancora fatto pace e ancora lo si continua a utilizzare. Lei dal cognome mi sembra, e l'ho letto poi anche su Facebook, quindi lo so, di origine rumena, no? Quello che accade con la comunità rumena è incredibile, cioè nel senso che per esempio il sindaco di Roma attuale, Alemanno, è stato per metà della campagna elettorale scorsa, quella in cui è stato eletto sindaco, a accusare i rumeni di ogni male e ogni delitto, cioè qualsiasi cosa era colpa dei rumeni, per cui poi c'erano i cortei in mezzo alla strada, rumeni, albanesi, tornate ai vostri paesi, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando qualcuno gli ha detto: ma lo sai che i rumeni possono votare alle amministrative? È improvvisamente diventato il sindaco amico dei rumeni. Quindi purtroppo viene vissuta in questo modo l'immigrazione in Italia. Io dico sempre che in Italia nessuno è ecologista perché gli alberi non votano. Se gli alberi potessero votare, avremmo una politica piena di ecologisti e si parlerebbe di green economy. Quindi è chiaro che le due cose vanno di pari passo. Il famoso cane che si morde la coda, no? Gli immigrati non votano, dunque non li rappresento. E se non li rappresento non voteranno ancora. Ecco, questa è un po' la storia. Quindi bisogna spezzare questa catena terribile. Chiarissimo. Ce ne sarebbero di aneddoti da raccontare in questo senso, E ma magari in un'altra sede. Un'altra domanda che vorrei fare è, si è parlato moltissimo in questi ultimi mesi di online, di social media, di partecipazione, eppure sembra quasi che adesso arrivati al dunque si siano infranti un po', i sogni e le buone intenzioni di chi voleva fare questo. Nel momento in cui, per esempio, si organizzano riunioni segrete in location segrete, quando si era partiti con l'idea dello streaming per tutti gli incontri istituzionali. Che cosa ne pensa? allora, la risposta strappa applausi, direbbe no, tutto online, bisogna far partecipare, eccetera, eccetera. La risposta vera è la seguente. Nella politica ci sono, secondo me, dei momenti che richiedono pubblicità e dei momenti che richiedono riservatezza, come nella vita di ognuno di noi. Cioè dire che una persona è trasparente non vuol dire che si fa riprendere da una videocamera quando è in bagno o quando fa l'amore con la propria moglie. Vuol dire che è trasparente nelle cose che fa. No? E che quindi rende conto delle cose che fa. Allo stesso modo, secondo me, un partito politico è trasparente non quando fa vedere che lava i propri panni sporchi, no? Se ha uno scontro interno abbastanza forte per arrivare a una decisione, è giusto, a mio parere, che un partito politico, una forza politica, un movimento, chiamiamolo come ci pare, chiuda la luce un attimo, chiuda la porta, ci si picchi pesantemente dentro la stanza, come accade in tutte le famiglie. Poi, uscito da quella stanza, spieghi all'elettore, al cittadino, come si è arrivati a quella decisione e che cosa si è deciso e renda ragione di quella decisione. Quindi la trasparenza per la trasparenza, secondo me, è una forzatura. Faccio un altro esempio. Quando io facevo Open Camera, mai mi sarebbe venuto in mente di raccontare una riunione interna al Partito Democratico solo per il gusto di dire guardate quanto sono trasparente. Perché ci sono delle cose che richiedono, a mio parere, una certa segretezza per non giocare una parte. Cioè, quando tutto è online e soprattutto quando tutto è pubblico, ognuno giocherebbe un ruolo. Cioè, se una riunione pubblica, anche lo streaming del Movimento 5 Stelle, è chiaro che le posizioni si fanno ancora più forti. Chi avrebbe mai il coraggio di dire, signori, ma io sono a favore di un accordo, per esempio, col Partito Democratico, col PDL, o signori, ma guardate che quella risoluzione che abbiamo fatto in Senato col PDL e col PD sui crediti alle imprese, oh, ma l'abbiamo fatta bene, mica ci sono tutti delinquenti là dentro. No, quindi una persona che s'alzasse a dire una cosa del genere, poi dopo verrebbe messo alla gogna per il resto della sua vita. Quindi uno lì dovrebbe prendere la parola e fare sempre il duro e puro. Quando tutto è pubblico è difficile che si riescano a dire veramente le cose come stanno. C'è più un gioco di ruolo, cioè uno vuole far vedere quello che gli altri, quello che vuole che gli altri pensino di lui. Non so se mi sono spiegato. Ecco, questo accade pure accadeva nelle riunioni interne al Partito Democratico. Se non c'erano telecamere e cose, c'era una discussione un po' più franca. Se c'erano telecamere o compagnia bella, ci si diceva delle cose che si voleva uscissero sulle agenzie. Ah, questo ha detto, questo ha fatto. Allora, io non credo che ci debba essere sempre e comunque la pubblicità di ogni cosa. Credo però
che da un lato sarebbe onesto che il Movimento 5 Stelle questo lo ammettesse, dopo aver preso in giro i partiti tradizionali dicendo che loro facevano riunioni carbonare segrete, mentre invece, appunto, come le dicevo, è una parte della politica. D'altra parte che non prendesse in giro i cittadini. Perché se voi dite non arriviamo, apri scatole, cambiamo tutto, eccetera, eccetera, e poi vi comportate come una forza politica tradizionale normale, perché avete capito che non era poi tutto così sbagliato e tutto così folle, che dei momenti di riservatezza servono, non continuate a prendere in giro i cittadini dicendo ma, sì, ma poi adesso c'è stato un problema, qui non potevamo fare lo streaming, ma la prossima volta lo faremo, come è stato fatto finora. E secondo me è proprio è una presa in giro dei cittadini così. Infatti vedo che ci sono diverse persone che hanno detto ma io pensavo che sarebbe stato diverso e diverso non è. Un po' perché diverso non poteva essere, un po' perché loro onestamente ci stanno continuando a giocare. Ecco, secondo me questa è proprio una mancanza anche di onestà intellettuale rispetto al cittadino. Poi, guardi, in Italia spesso si dicono delle cose sapendo che sono impossibili perché ci piace illudere le persone, si strappa l'applauso, si piglia il voto e poi dopo vabbè ci penserò. Secondo me bisogna invece essere più onesti, quindi credo che una maggiore trasparenza serva a tutti, ma serve soprattutto nel capire come si arriva alle decisioni e una volta prese spiegarle e poi le cose che sono pubbliche farle vedere tutte sempre, online, renderle giustificabili, cioè far capire che per esempio se il Partito Democratico, dico una fesseria, ha preso dei finanziamenti per le elezioni, questi finanziamenti sono stati spesi così, 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 così e così, sono stati spesi non so, al 65% per i dipendenti. Allora abbiamo troppi dipendenti? Può darsi, cerchiamo di fare insieme una ristrutturazione, cerchiamo di capire che altro abbiamo fatto, pubblicità, ne abbiamo spesa troppa? Può darsi, cioè rendere conto delle cose, ma non forzare la mano in questo modo, perché questo secondo me inquina i pozzi, avvelena i pozzi. E poi dopo non si ha più fiducia nella politica come di fatto sta avvenendo. E io voglio vedere chi avrà fiducia ancora nel Movimento 5 Stelle. Ecco. Chiarissimo. Insomma, la situazione di stallo che si è venuta a creare potrà essere superata in qualche modo. Quali sono le previsioni? No, io non so se potrà essere superata. Credo che alla fine un governo si faccia per almeno un motivo, che è quello per cui andare al voto in questo momento converrebbe a pochi. Perché certamente non converrebbe a centrosinistra, perché forse perderebbe il premio di maggioranza. Non converrebbe al centrodestra, perché non sa ancora quale sarà il suo candidato in questo momento, non ha preparato una successione a Berlusconi, non converrebbe forse neppure al Movimento 5 Stelle perché non è in questo momento nella situazione di avere la maggioranza dei voti come pensava di avere Grillo in maniera più facile. C'è da dire che però si sta sotto ricatto, cioè quando una qualunque delle forze politiche deciderà di staccare la spina, si andrà a votare in maniera accelerata. Quindi non è uno stallo che secondo me si sbloccherà facilmente. È possibile che si andrà avanti con un governo, forse non di Bersani, ma comunque di un esponente del PD o vicino al PD, però appoggiato anche da altre forze politiche. Potrebbero essere la Lega, potrebbe essere Monti, potrebbe essere lo stesso PDL. Certamente non sarà 5 Stelle, perché 5 Stelle ha deciso che devono fare i duri e puri e devono tentare di ridurre gli altri partiti a un partito solo. Cioè, qual è il di Dio, è il dire facciamoli metterli tutti insieme. Noi non interessa in questo momento il futuro del paese, governo o non governo. Noi vogliamo che tutti gli altri partiti stiano insieme, facendo una bella coalizione contro di noi, no? Quindi poi è la gara a sfilarsi, come avvenne col governo Monti, che si sfilò prima la Lega e poi si sfilò l'Italia dei Valori e poi si cominciò a sfilare una parte del PDL che adesso è diventata Fratelli d'Italia e così via. Ecco, allo stesso modo Grillo sta dicendo mettiamoli tutti insieme. Noi ci facciamo una bella opposizione, gli italiani mica saranno tutti favorevoli a questo governo, anzi ci sarà un 50% di italiani che è contrario. Bene, noi rappresentiamo quel 50%, quindi anziché partire dal 25 partiamo dal 50. Finché si ragiona così, con queste tattiche, secondo me sarà difficile. Detto questo, temo appunto che non si durerà tantissimo con il nuovo governo, ma sono quasi certo che un nuovo governo si farà e sono fiducioso che si cambi la legge elettorale, perché questa sarebbe una cosa che penso gli italiani non perdonerebbero, cioè tornare al voto un'altra volta con il porcellum. Quindi può darsi che torni in Mattarellum, può darsi che tornino appunto i collegi uninominali e lì vediamo poi che cosa succederà. Quale sarebbe un sistema Migliore. plausibile, diciamo anche augurabile per le prossime elezioni come sistema elettorale?
Io ho una mia opinione che in parte coincide con quella del Partito Democratico e in parte è un'opinione personale. Coincide con il Partito Democratico la scelta della legge elettorale, che secondo me deve essere tipo quella francese, cioè uninominale maggioritaria a doppio turno. Quindi in un collegio, poniamo casa sua, Monza, si presentano tot candidati, di questi tot candidati, i due più votati vanno al secondo turno al ballottaggio. Poniamo uno del centro-sinistra e uno del centro-destra. A quel punto, gli elettori del Movimento 5 Stelle o di altri partiti decideranno se votare per l'uno o per l'altro, non andare a votare. Ma in ogni caso, da uscirà un deputato e poi un senatore, e così via. Questa coincide con la proposta del Partito Democratico. Nella scorsa legislatura, il PDL aveva detto: noi siamo disposti ad adottare questo tipo di soluzione, a una condizione. La condizione è che voi però accettiate di fare una riforma della Repubblica in senso semipresidenziale, come avviene in Francia, cioè dando al Presidente della Repubblica più poteri di quelli quasi solo di rappresentanza e poco più, insomma, che ha oggi. Infatti Napolitano sta procedendo anche un po' a forzature certe volte, proprio perché il ruolo del Presidente della Repubblica è quasi notarile, dicono molti costituzionalisti, no? Allora, dare più poteri al ruolo del Presidente della Repubblica e, come avviene in Francia, arrivare a una sorta di elezione diretta del Presidente della Repubblica. Il Partito Democratico all'epoca disse no, e fu una delle ragioni per cui si rimase bloccati, cioè che poi si rimase col porcellum. A me dispiacque molto, perché secondo me invece una scelta di quel tipo lì dava molta più chiarezza e non creava grossi rischi. Cioè, non mi pare che la Francia sia una grande dittatura. Cioè, ha un Presidente della Repubblica che si occupa degli affari internazionali e delle grandi linee di governo, e poi ha un Presidente del Consiglio che si occupa degli affari correnti, e quindi, secondo me, le due cose riescono a coesistere. Io un modello come quello francese l'avrei accettato volentieri pur di cambiare la legge elettorale. Purtroppo non è stata fatta, chissà che non si possa fare adesso. Perfetto. Dottor Starubi, io la ringrazio veramente moltissimo per il suo tempo e per la disponibilità. Grazie a voi.